Allora, Lazzar, sei ritornato in campo, facciamo un punto un po' sulla tua condizione fisica. No, no, sto bene, sempre alleno al massimo e quindi voglio dare un contributo alla squadra. Ci racconti un attimo il gol subito contro la Cremonese, avete detto una carambola, eccetera, ma volevo avere il tuo punto di vista. No, ho sentito un po' che magari poteva essere più reattivo su quella palla, ma io non sono d'accordo perché magari sul video non si vede, però è stata una deviazione. Prima palla andava su secondo palo, io già mi sono mosso andare su secondo palo e poi dopo da là mi sono mosso dall'altra parte, quindi mi sembra che quello è stato il mio massimo di farlo, però da immagini non si vede così tanto bene. Comunque è stata una deviazione. È un po' sfiga perché dopo sulla palla è tornato il giocatore loro e hanno fatto un gol. Quindi poteva essere solo palla e basta. Con la squadra reduce da due pareggi, allora che prestazioni sono state, come le hai viste tu? No, comunque sono state prestazioni positive perché contro Pordenone abbiamo giocato calcio, abbiamo avuto anche occasioni, solo che mancava gol, come contro Cremonese. Secondo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio di loro, quindi meritavamo anche di vincere perché due occasioni di Pietrini dove è stato portiere loro bravo, però noi dobbiamo continuare adesso a giocare come queste due partite, come contro Pordenone e come contro Cremonese, secondo tempo. Poi, secondo me, dopo ci arriva gol. Adesso arriva il Cuneo e poi si va a giocare contro la Pro Patria. Che partita ti aspetti? Mi aspetto partite difficili, come sempre. Perché in questa categoria non si sa mai chi può vincere. Puoi perdere dall'ultima squadra in classifica anche, quindi non si sa, ma noi dobbiamo continuare, ripeto, di giocare come queste ultime due partite, secondo me vengono i punti. Grazie. Certo.